diciamo, è pure un lavoro molto complicato, perché comunque il versante è anche scommesso e poi ci stanno anche problemi. Procedure diverse di controllo del territorio, la sua azione è andata a migliorare. Anche alcuni dei vigili del fuoco in Italia, non mi ricordo in quale posto, perché loro anche avevano una convenzione con la regione che pigliavano più soldi a seconda di chi c'è, cioè tu hai la priorità di incontrare. Non è la convenzione che abbiamo fatto. Perché se no la mano criminale la trovi sempre. Noi la convenzione che abbiamo fatto per i vigili del fuoco non è rapportata agli interventi che fanno. Esatto. Stamattina ho voluto verificare di persona il lavoro straordinario che è stato fatto durante tutti questi mesi nel Parco Nazionale del Vesuvio, versante Ercolano. Qui ci troviamo a Bosco Tre Case, la nostra società partecipata della città metropolitana armena ha fatto un lavoro davvero straordinario di cui sono orgoglioso, riaprendo strade, facendo attività di bonifica, attività di ripresa del territorio. Poi un grande lavoro di squadra, devo dire, città metropolitana, i sindaci, il parco, quindi anche oggi erano presenti insieme a me il sindaco di Bosco Tre Case, il sindaco di Ercolano, il consigliere Michele Maddaloni della città metropolitana, il presidente del parco Casillo, i lavoratori, l'amministratrice di Armena. Devo dire, città metropolitana sin dal primo momento dell'emergenza e anche io come sindaco abbiamo svolto un lavoro determinante per la sottovalutazione che ci fu di quella tragedia. Poi anche in settori non di nostra competenza abbiamo messo risorse economiche, risorse umane, un grande lavoro di squadra e quindi tanti luoghi si stanno riprendendo, strade adesso sono nuovamente percorribili, adesso ci aspetta lo step della riforestazione che noi faremo anche nel silenzio o comunque nella sottovalutazione di altre istituzioni. Ma loro non devono sperare, devono essere certi. La speranza la affidiamo solamente a chi crede nel Padre Eterno, tra cui io. Qua noi le risorse, anche quando non erano competenze nostre diverse, abbiamo messo. Questo stavo raccontando, anche nel momento in cui molti sono defilati, noi ci siamo stati. Ci siamo stati e ci saremo, e proprio di questo, anzi, adesso vado per cercare se riusciamo anche a implementare un po' tutto il tema della riforestazione. Noi siamo procedendo alacremente a risolvere questo grave problema ambientale che ha determinato l'incendio del Vesuvio ben due anni fa. E stiamo cercando di rimettere mano e di ridare dignità ad una delle nostre bellezze naturali. La nostra società armena sta lavorando insieme ai carabinieri forestali, insieme alle guardie forestali, stanno sistemando tutti gli arbusti bruciati dall'incendio, procederemo poi successivamente a una riepiantumazione con delle essenze che abbiano un'adeguata sistemazione sul territorio, ridando appunto il verde necessario al Vesuvio, anche per ossigenare il nostro territorio. In più procederemo alla sistemazione del tratto stradale con un apposito intervento che non sia invasivo e sia rispettoso di tutte le norme anche sotto il profilo della tutela ambientale. Quindi ce la stiamo mettendo tutta come città metropolitana, contiamo per la fine di settembre di poter riaprire anche questo tratto di strada anche ad un percorso di viabilità, visto che c'è un'azienda che ha dovuto sospendere per ben due anni il servizio che portava qui ben 100.000 persone che in passato non conoscevano la via Cifelli e la via Matrona che porta fin su al cono del Vesuvio.